Buongiorno, buongiorno, benvenuti alle chicche formative in trasferta. Ah, oggi sono in aula, quindi facciamo la chicca formativa un po' in ritardo rispetto al solito, ma sono al corso Infinity Referral che c'è praticamente tutti i mesi a Milano. Allora, oggi vi voglio parlare di... mi capita che mi diciate che stiamo organizzando una mega serata con il cuoco famoso tal dei tali. Ok, un chef stellato. Oppure stiamo facendo una serata con la nostra banca, eccetera, eccetera, nel museo Vatte la Pesca. Oppure c'è una mostra, bla bla bla. Insomma, il discorso è che se tu me li attiri con l'inganno, ok, perché è un escamotage, cioè io ti porto a mangiare, io ti porto a vedere la mostra e poi ti chiamerò perché voglio che tu paghi il prezzo, ok? Cioè a un certo punto io ti ho fatto un invito e tu mi devi dare un qualcosa in cambio, cioè dovresti diventare mio cliente. Allora, già vi ho detto che in pratica chi viene per mangiare tendenzialmente fa parte del club della tartina. Poi, se io chiamo il cuoco, lo chef stellato, fatemi capire una cosa. Alla fine di quella cena, secondo voi il cliente è tuo o è dello chef stellato? No, perché cercate di fare un ragionamento logico, no? Cioè, più che logico. Se io vengo lì e mangio, cioè, il motivo per cui tu mi hai invitato è perché c'è la serata con lo chef stellato. Bene. Poi il prezzo da pagare, io almeno penso, è quello che tu mi racconti mentre sei lì, cioè la tua banca mi racconta quanto è bella, quanto è alta, quanto è bionda, quanto ha gli occhi azzurri. Ok? E io, secondo me, ho pagato. Ok? Mi sono ascoltato tutto quello che c'era da ascoltare. Dopodiché assaggio la cucina dello chef stellato. Alla fine di quella cena, secondo te il cliente è tuo o è dello chef stellato? Cioè, cos'è che porta a casa il cliente? Il cliente porta a casa che ha mangiato molto bene la cucina di Giovanni Rossi, chef 3 stelle Michelin, ok? Quindi è lo chef che ha portato a casa il cliente, non tu, ok? È Raffaello che ha portato a casa il cliente, non tu. È la galleria d'arte che ha portato a casa il cliente, non tu. Quindi, cioè, è inutile che buttate soldi, io continuo a dirlo, ma le mandanti sembra che, oh, decoccio, cioè, che facciano queste operazioni perché? Perché portano a casa qualcosa. Qualcosa, ok? Ma qualcosa è poco. Quando con i salotti finanziari, tu, parlando tu, portandoli, non con l'inganno, ma portandoli in un posto dove è chiaro il motivo per cui sono lì, cioè io ti parlo di passaggio generazionale, ok? Io avrò il ruolo dell'esperto, io ti faccio capire di che pasta sono fatto io e quello che emerge è che intanto viene gente interessata all'argomento, secondo viene gente che sa che parli tu. Terzo, vengono dei prospect piuttosto che dicono: ah, però questo qua le cose le sa, è interessante, magari ci faccio due chiacchiere, no? Cioè, ma capite che le finalità sono completamente diverse. Quindi, finché tu vuoi portare clienti ai cuochi, va bene, vuol dire che riempiranno i loro ristoranti stellati di clienti tuoi. Che culo, hai fatto un bel lavoro. Tu e la tua mandante, ok? Quindi, non posso dirvi niente perché è sotto gli occhi di tutti che sta roba non funziona, però pur essendo sotto gli occhi di tutti l'ha fatto lo stesso, perché magari un cliente su 300 che sono stati invitati diventa poi oggettivamente cliente anche tuo, no? Ah, vabbè, ok, contenti voi, cioè io non so che dire. Quindi ve lo dice chi ha creato i salotti e chi vede che ogni giorno i salotti funzionano, anche in ritardo poi, perché l'altro ieri ho ricevuto un messaggio da qualcuno che mi sta ascoltando in questo momento, perché lo vedo collegato, che mi ha scritto: per me il salotto è stato come un diesel, ok? Quindi ho raccolto con il ritardo, ma ho raccolto, ma i salotti funzionano così.
ho fatto una chicca formativa, l'ho scritto nei miei libri, ci sono i clienti pomodoro e i clienti peperone, i clienti pomodoro vengono su subito, i clienti peperone ci vuole del tempo, ok? Andatevi a rivedere, scusate, mi è caduta la giacca, poi la nana che è in aula con me ci si mette sopra, me la riempie di peli che sta facendo la muta. I clienti, andatevi a vedere la chicca formativa che io ho fatto sui clienti pomodoro e clienti peperone, dove ho spiegato molto bene la differenza. L'altro giorno ho detto repetita iuvant, quindi se ho fatto un salotto e nel salotto ci sono stati solo due prospect, è chiaro che A, devo aver sbagliato qualcosa negli inviti, B, può essere che è stato il primo, eccetera, eccetera. Lo devo rifare e rifare e rifare. Perché poi i salotti sono così, funzionano. Se non funzionano subito, funzionano qualche mese dopo, ma funzionano. Stare seduti a casa a non fare niente, non è una buona strategia, ok? Riprovate, riprovate ancora, come vi ho detto anche sui social, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. Bisogna postare qualcosa, ho scritto un libro, ho fatto un libro, nel mio libro parlo di questo, quello che, come ho scritto nel mio libro, quello che cito nel mio libro. Poi vi tenete il libro in macchina e come girate per la strada, oh, sai che ho scritto un libro, ma dai, non è vero, ma su quale argomento? Ah, su questo argomento, ma non mi dire, ma perché tu sul passaggio generazionale hai già fatto tu? No, allora perché non ci vediamo? Cioè, ragazzi, mia mamma diceva aiutati che il ciel t'aiuta, cioè, gli strumenti, una volta che avete gli strumenti in mano, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno dovete fare un'azione affinché succeda qualcosa, ok? Quindi, chicca formativa di oggi è se li attiri con l'inganno, poi è difficile che diventino tuoi clienti. Probabilmente diventeranno clienti dello chef stellato, ok? Io tra un quarto d'ora comincio il corso Infinity Referral a Milano. Il prossimo sarà il 14 di giugno, ok? Quindi se qualcuno poi si vuole iscrivere, vi ricordo che il 31 e l'1, il 31 maggio e l'1 di giugno sono al convention dell'EFPA Riccione dove abbiamo uno stand, un desk al D13, per cui venitemi a trovare perché ci sono tante sorprese, avrete dei regali, potrete fare la prova del colore per vedere i colori che vi stanno meglio, potrete avere la piattaforma gratis per 7 giorni, quella di Infinity Referral per provarla. E potete comprare i miei libri a un prezzo più basso rispetto alla vendita su Amazon online. Quindi venitemi a trovare e poi se volete facciamo anche due chiacchiere. Ciao, io comincio. Ciao.